la possente corporatura di Loi è sovrastata solamente dalla sua fede incrollabile. Da profetessa del grande Kraken, usa un enorme idolo d'oro per strappare gli spiriti dai corpi delle sue vittime e annientare la loro percezione della realtà. Chi osa sfidare la messaggera della verità di Nagakaburos, presto scoprirà che Loi non combatte mai da sola, ma è sempre affiancata dal dio delle isole serpente. Tutti quelli che si trovano di fronte a Loi restano colpiti dalla sua presenza. Dotata di una forte personalità, la sacerdotessa è completamente devota all'esperienza di vita. Ottiene tutto ciò che desidera, distrugge ciò che odia e gioisce di tutto ciò che ama. Per conoscere davvero Loi, bisogna comprendere quanto la religione sia parte della sua vita. Nagakaburos, la sua divinità, viene solitamente rappresentata come un'enorme testa di serpente con dei tentacoli che si contorcono continuamente, in un movimento che non ha inizio né fine. Anche chiamata Madre Serpente, il Grande Kraken o Donna Barbuta, Nagakaburos è la divinità delle isole serpente, rappresentazione della vita, delle tempeste oceaniche e della mobilità. Letteralmente, il suo nome significa mostro eterno, motore dei mari e dei cieli. I principi teologici sono tre. Ciascuna anima è nata per servire l'universo, il desiderio è insito in ogni essere umano e prodotto dall'universo stesso, e l'universo segue il suo destino mentre le creature viventi inseguono i loro desideri. Sono in pochissime le sacerdotesse a cui viene assegnato il compito di proteggere i templi, convocare serpenti sacri e spiegare al popolo la figura di Nagakaburos. Essendo la messaggera della verità, il ruolo di Loi è quello di servire la sua divinità liberando il flusso dell'universo. Per raggiungere questo scopo, ha due incarichi sacri. Il primo è guidare la guerra contro i non morti. Non avendo seguito il normale scorrere dell'universo, rispetto a Nagakaburos, il non morto è un essere ripugnante. Anche se lo scopo principale di ogni sacerdotessa del Kraken è proteggere la gente del posto dalla mietitura, una messaggera della verità coinvolge direttamente gli spiriti più potenti per respingere la nebbia oscura. Il suo secondo incarico è andare alla ricerca di individui dalle grandi doti, e sottoporli alla prova di Nagakaburos. Questo compito è il principale fardello che grava sulle spalle di Loi. Con la sua pesante reliquia sacra, l'occhio solenne, la messaggera della verità strappa gli spiriti delle vittime dai loro corpi, per poi attirarli verso di lei come prova di valore. Fa questo nella piena consapevolezza che chi fallirà sarà annientato, dato che il grande Kraken non tollera i vigliacchi, gli indecisi o gli impetuosi. Ma lo scopo finale non è mai la completa distruzione. Chi sopravvive alla prova cambierà per sempre, e spesso troverà la determinazione nel perseguire il suo reale destino. Anche se Loi è tra tutte, la messaggera della verità più potente e venerata, è più conosciuta nel luogo in cui ha spezzato le tradizioni della sua fede. Dopo aver completato il suo addestramento come messaggera della verità, e raggiunto il massimo del suo potere, Loi ha abbandonato i templi d'oro di Buru per abbandonarsi allo squallore della vicina Bilgewater. La città dei pirati, considerata dalla gente di Loi come un quartiere povero e squallido, è l'unico luogo delle isole serpente in cui i forestieri sono accettati. Per le precedenti messaggere della verità quella città era come inesistente, e i forestieri che giungevano lì erano quasi inavvicinabili. Quando ha scelto di proteggere il popolo di Bilgewater dalla mietitura o cosa ancora più discutibile, quando ha individuato alcune anime del posto valide e capaci di affrontare la grande prova, Loi ha abbandonato la tradizione. Nonostante ciò, solo pochi templi sono stati aperti nella cittadella, e pochissimi peilangi, nomignolo usato dagli isolani per indicare gli abitanti della terraferma, hanno avuto il permesso di entrarci. Ad ogni modo, è stata Loi a far conoscere la Madre Serpente a tutta Bilgewater, e con il suo spirito combattivo ha diffuso la sua dottrina. In giro si vocifera ancora che l'imponente sacerdotessa abbia spezzato il cuore del pirata più infame e sanguinario di Bilgewater. Per chi ha avuto il piacere di incontrarla, non è certamente motivo di stupore. I suoi modi un po' rozzi, creano un affascinante contrasto con la sua acuta intelligenza, forza e una sicurezza ipnotica. Molti cercano la sua benevolenza e la accolgono a Bilgewater. Ma, tutti temono di essere messi alla prova dalla sacerdotessa del Kraken. Non c'è riposo per noi. Noi siamo il flusso della continuità, tratto dai 20 lumi di Nagakaburos. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina.